Bella a tutti Ultimate Gamers, qui è RedGod che parla e siamo giunti con una mini clip che dovevo assolutamente fare perché volevo condividere la mia gioia con voi. È appena arrivato un pacco da Amazon che noi apriremo seduta stante. Il video probabilmente durerà una vita solo perché c'è io che cerco di aprire il pacco. Non vi dico cosa c'è dentro perché lo vedrete. Vediamo, no, non c'è. E quindi sarò costretto a ucciderlo. Vabbè, il pacco se lo uccido non mi interessa, basta che quello che c'è dentro rimanga intatto. Allora, eccolo qua. Tutto. Guarda se devo andare a prendere i miei attrezzi del mestiere, quelli da scassinatore, per aprire un cazzo di pacco. No. Ma allora, tornerò fra poco, ragazzi. Scusate, ok, rieccomi. Il primo utensile, cioè il primo aggeggio utile per aprire, per levare. Ora mi uccido. Ok, non sono preparato, cioè nel senso non mi ero preparato perché ho deciso proprio adesso di fare il video. Lo caricherò insieme all'episodio di Pokémon. Non posso aprirlo per una settimana, cioè io vi faccio vedere il contenuto, però poi quello che c'è dentro rimane così. Perché sì. Ok, questo. Adesso ti apri, bastardo. Mio Dio, sta là, lo vedo già. Lo vedo. Mio Dio. Non vedo l'ora. Eccolo, ragazzi, eccolo. Un box da 30 bustine di vapori accesi con Gardevoir davanti. E in più ti inviano tre carte, se non sbaglio, una o tre carte speciali. È un box che calcolate che da quando ho iniziato a rivedermi gli unboxing su YouTube, praticamente sono morto perché mi è venuta una voglia assurda, esagerata. Queste cose poi le ripeterò anche nel video in cui ci sarà l'unboxing, che però non di tutti e 30, ma solo di 10 con la mia ragazza. E questa è la sorpresa che avrei portato sul canale. La prossima domenica io spacchetto e la prossima domenica ancora lo metterò sul canale. Oppure metteremo due episodi speciali di domenica, devo vedere. O lo metto di lunedì, non lo so. Comunque non vedevo l'ora proprio. C'è solo una piccola pecca. Cioè, allora voi dovete capire che io l'ho comprato perché volevo spacchettare. Perché mi mancava proprio quella sensazione di avere la carta delle bustine di Pokémon fra le mani, l'odore. E quindi quando ho visto tanti episodi mi è venuta questa voglia, poi sono andato a vedere il prezzo, era accessibile e l'ho comprato. L'unica cosa brutta, diciamo, che sono in coreano, perché comunque quelle italiane costano tantissimo di più e in Corea costano di meno, col fatto che in italiano c'è tutta la traduzione. E quindi vabbè, io ci sto, a me non mi interessa perché io non lo guardo tanto per le carte, ma lo guardo proprio per avere quella sensazione di spacchettare l'odore delle carte nuove. E quindi l'ho comprato per questo, lo voglio portare sul canale per condividere con voi la mia gioia. E soprattutto ci sono un aspetto positivo che è il costo, però un altro as due aspetti negativi che però non sono grandi quanto quello positivo. Aspetti negativi sono che fondamentalmente ci sono solo 5 carte a bustina e non c'è il codice per il GGC, gioco di carte collezionabili online. Perché voi ancora non lo sapete, ma domenica uscirà l'episodio speciale proprio sul GGC che porto io. Perché questo video lo metterò adesso, appena io lo faccio lo metto. Cioè, perché mi è arrivato proprio questo seduta stante. Io ho comprato prima di tutto vapori accesi perché volevo Mega Gardevoir X o comunque Gardevoir X, se ci sono anche full art, e perché volevo il box di Gardevoir anche se c'è quello di Volcanion, ma perché sapete che Gardevoir è il mio Pokémon preferito. Non so se ho tagliato qualche pezzo, non lo dico nei video, ma Gardevoir è probabilmente il mio Pokémon preferito, mi sono veramente innamorato, quindi doveva esserci nel box. Gli altri aspetti negativi sono che non essendo cose, ci sono solo 5 carte. Non c'è il codice per le bustine nel GGC, gioco di carte collezionabili, però c'è una. E questo forse è l'aspetto più brutto, le carte sono messe, diciamo, casualmente, quindi non ci sono i trick da fare, ma la quinta carta probabilmente non è
Cioè, non deve essere per forza rara o lo reverse, olo e basta, o ex, diciamo. Ora ve lo apro con voi, nel senso io apro solo questo perché voglio per l'appunto questa. Vi faccio almeno vedere la carta che regalano con i box in coreano. Logicamente, quando avrò, diciamo, un po', avrò più, diciamo, disponibilità economiche, farò una cosa fatta bene e li comprerò in italiano. Così avremo più carte da sbustare e aspettate, è tipo una cosa troppo difficile. È tipo chiuso troppo bene. E dicevo, così avremo più carte da sbustare e diciamo che l'emozione, diciamo che qui è un po' più. Oh, non c'è la carta, è solo la bustina. Va bene così. Io intanto queste forbici poi pure rotte, cerchiamo di non rompere il cartone più di quanto già lo sia perché comunque è ammaccato e apriamo questo box. È la prima volta che apro un box del genere, infatti mi fremono le mani. Cioè, perché purtroppo lo sapevo che con lo scotch si rompeva. Ah, mannaggia, mannaggia Amazon. Non è vero. Vabbè, non mi posso tenere il tin. Sì, il tin. Guarda, ti quanto l'hanno scocciato. Mi dispiace però. Oh, guarda che belle però. Vabbè, la gioia dei pacchetti ve la devo condividere. Poi li metterò qua dentro e non aprirò, e non li aprirò, non li toccherò manco nemmeno mezzo. Però la gioia dei pacchetti. Devo condividerla con voi, ragazzi. Guardate quanti con Mega Gardevoir Shiny con i Beltal Turbo e non mi ricordo mai il nome di questo Pokémon. Guardate che belli. Non vedo l'ora di aprirli. Staccate tu. Non vedo l'ora di aprirli. Mi dispiace molto per il tin, però perché avrei voluto sinceramente tenermelo. Però ci saranno sicuramente altre occasioni. Ora, faccio. Ah! Niente, lo sto distruggendo del tutto. Peccato. Mi dispiace tantissimo perché ragazzi, Mega Gardevoir. Però mi terrò sicuramente tutte queste. Andiamo a contare perché non mi ricordo se sono 30 o 36, perché mi sono confuso. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30 bustine. Ora, se sono 30 bustine, non le aprirò tutte e 30 con la mia ragazza, ne aprirò solo 10. Gli altri 20 li aprirò in altri due episodi, gli altri 10, 10. Mi sembra onesto. Spero che vi. Non vedo l'ora. Devo aspettare una settimana. Voi due per vedere questo video e io una settimana. Non penso però lo farò uscire domenica prossima ancora. Perché non vedo proprio l'ora di farlo. E. Bellissimo, ragazzi. Forse me lo lascio anche se è rotto. Dicevo. Quindi ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo episodio, che è qui GGCC, dove ancora questi non mi sono arrivati, quindi non ne parlerò, però con quello di Pokémon di lunedì sicuramente ne parlerò. Guardate che belle. Detto questo, qui da Red God è tutto ragazzi, guardate che magnificenza. Ci vedremo la prossima domenica per spacchettare, o fra 2 domeniche. Non credo però che sarà fra 2 domeniche, tranquilli. Nel senso il video non credo che caricherò fra 2 domeniche. Io queste il prossimo domenica me le apro. Bye bye, gente!